Sì, abbiamo una ghiacciaia, ovviamente non utilizzata più, però ha una profondità di 7 metri e l'entrata da questa parte è una grotta, quindi anche qui c'è un po' la rievocazione, del giardino, come dire, un po' più con l'utilizzo del ceppo naturale, quindi queste vedute, queste anche un po' più romantiche, che però erano utilitarie, quindi la ghiacciaia era il frigorifero, del tempo, si copriva con un tetto di Ah, la paglia. ghiacciaia al momento Sì, si da vede. quella parte si vede una parte. Era necessario per questioni anche più sanitarie, quindi sotto ricetta medica, secondo tradizione si sostiene che presentando, questa ricetta medica i ragazzi valsecchi lo concedessero gratuitamente o a prezzi anche un po' più stracciati. Non era male, ai tempi doveva costare parecchio. Sì, sicuramente non tutti potevano permettersi di avere il ghiaccio, Questa è la. quindi avere ghiaccio per tutto il tempo era un grandissimo pregio. Quindi questo era un po' l'ingresso. Ovviamente è a scale, quindi si deve continuamente scendere fino in fondo e se vuole da questa parte c'è, come dire, la visione dall'alto. Che è una profondità di 7 metri, noi qui già siamo già su strada, quindi il livello è, come dire, molto vicino a quello che è la strada e c'era poi una botola che si vede in quella parte che collegava poi, insomma, quindi era una sorta di vano Ma di collegamento. sopra c'era questo buco o No, l'hanno allora in fatto realtà dopo? la ghiacciaia era chiusa, nel senso che si chiudeva generalmente con composti di paglia affinché il ghiaccio si mantenesse per tutto l'anno. Composte di Ovviamente. paglia sopra o per dividere un livello dall'altro No, di come ghiaccio? tetto, una chiusura naturale, E a insomma. Cornaredo mi hanno spiegato che usavano la paglia perché in questo modo non si formava un blocco unico di ghiaccio, ma dei livelli ed era più facile Sì, tagliarlo. come poi, ecco sì, quello sicuro. Qui in realtà c'è un'altra diversità, è che c'era un collegamento con la strada esterna. Adesso è murato questa botola, però in realtà nel tempo di utilizzo, si poteva estrarre il ghiaccio anche sulla strada perché c'era questa botola, insomma, di collegamento. Generalmente poi le coperture con legno, comunque generalmente, ripeto, con paglia, servivano per creare una sorta di tetto affinché poi anche nella posizione strategica della ghiacciaia il ghiaccio stesso si mantenesse per tutto l'anno. Ok.